Soprappunti rossi. Guardate questo nuovo episodio di sulla Pokémon giallo. E quasi siamo qui per ritirare proprio uno starter particolare. Proviamo con l'uso, una prova con i Pokémon. Per liberarmi del mio Charmander. Aspetta, Charmander o Charmander? Non so come si pronuncia, la pronuncia corretta. E non l'ho allenato bene. Lo metto qua tra le tuppe. Poi dopo lo alleniamo in offline. Ok, uno degli starter che poi si poteva prendere anche all'inizio di Pokémon Blu. Vediamo. Questa pista è buona, no? E ha già bracciato a livello 10. MT40, vediamo che cosa conviene. Ah, oh, tuo nonno. Tra l'altro, e metti un po' inutile. E Pikachu poteva già imparare a livello. Ok, non so chissà se adesso è possibile ritirare anche il Bulbasaur. Chiamala qui. Il Bulbasaur qua. Vendo pure dei Pokémon feriti, non so se guardo questo numero. Ok, abbiamo abbastanza la felicità di Pikachu. Ok, Charmander e Bulbasaur in un solo episodio. Ma io Bulbasaur è più forte, Charmander. Charmander ha una statistica un po'. Ok, andiamo a sfidare la palestra, Misty. Aspirante cammino, cammino. Ok, ah, qua potrebbe andare bene anche tipo erba, eh. E però Basile è livello 10, però. Non ha neanche pochi lama. Lascio il primo in quattro. Ok, poi vende. Se la farà tutta Pikachu. Però è l'unico ostacolo da sempre da superare. E non ho fatto scorta di pozioni al Pokémon Market. Lo faccio sempre. Miseria. Stava per one-shotarlo. Dai che siamo a mal 19, dai. Ma se sbaglio, quello è da livellare. Mi piace. Sono anche troppo forte per te. Mi si aspetterà. No. E invece mi dispiace se lui ma verranno fulminati tutti i Pokémon d'acqua. Otto i Pokémon già sono a livelli 19, negli avversari. Mi dispiace. Ma hai perso. Livello 19, dai. Ok. Stiamo pompando il nostro topino giallo. Ok. Vediamo se sono a posto. Oh, non ci posso vedere, no. Ciao, tu sei nuovo. Qual è il tuo approccio con i Pokémon? La mia tattica è un'offensiva totale con un Pokémon d'acqua. E finalmente sfida contro la seconda capopalestra, Misty. Fate lo stare. Diciamo che non mi crei problemi con Starmie perché è il più.
uno stare e uno stormi, eh. Sono però che non hanno messo Psyduck, perché pensavo che aveva anche Psyduck, eh. Che nella serie animata anche difesa I, cosa? Difesa speciale. Non gli ha fatto. È strano che Sammy non ha usato Bollaraggio, perché la mossa più potente. Attenzione. Sammy possiede Bollaraggio. È strano che non l'ha usato. Un fortunato? Visto l'acqua. Cioè, meno male che ha sopravvissuto a un pistolacqua. 931, dai. Schianto. Pensavo che imparava fulmine. Vabbè, a posto di doppio timbre non serve a molto. Attacco rapido, però. E lo vorrei conservare perché, visto che permette di attaccare per primo, dai, posto di doppio timbro che non serve a molto, cioè serve solo a aumentare l'elusione, cioè tipo per le schivate. Guarda, sei troppo forte, molto bene. La medaglia cascata indicherà che mi hai vinto. 2079. Ma la medaglia cascata tutti i Pokémon fino al livello 3 di obbedi danni. Anche Pokémon acquisiti. Inoltre usate taglio. Taglio che recupereremo nella MN Anna. Nella nave di Aranciopoli. Usate taglio in tutte le volte che vuoi. Ma tagliate piccoli arbusti per aprire nuovi passaggi. Anche la M. Ok, metti 11. Che forse dovrebbe contenere Bollaraggio. Sì. È strano che Starmie non ha usato. Nidorino sa usare Bollaraggio. Può imparare Bollaraggio. What? Ma sei di tipo Veleno Terra, com'è possibile che Nidorino può imparare Bollaraggio? Anzi, sai che faccio? Potrei farlo imparare a cosa là? Ok, secondo la foresta battuta probabilmente si è liberato il passaggio per andare a un altro percorso. No. Cioè allora è obbligatorio andare ad Abilio, porca miseria. Sai che è obbligatorio. Vabbè, dai. Prossimo episodio faremo la parte di Billet. Non so come fare quella parte tipo del glitch di Mew. Che è l'unico metodo che conosco. Usare Abracon teletrasporto oppure Polo. Vabbè, dai. Termina qui anche questo episodio di Pokémon Giallo. Il nostro capone è tutto, ci becchiamo alla prossima.